spingitori di esploratori spaziali su Educational Dash. Buonasera. Ciao Pietro, ciao Franciccio, ciao a tutti. Come state? Spero bene. Come avete passato questo weekend? Raccontatemi, che avete fatto, come vi siete riposati, perché io non mi sono riposato, quindi... Quindi, oddio, no, in realtà ieri è stata una giornata... No, ieri era domenica... Sì, domenica. L'altro giorno siamo andati a mangiare al giapponese con la buona Lita, il buon Drugo e la figlia. E poi sono venuti a casa, insomma è stata una giornata abbastanza mediamente tranquilla, diciamo, anche se non esistono più giornate tranquille in questa casa. Quindi bello, sì, dai, devo dire un weekend mangereccio, anche in parte mangereccio. E allora questa sera proseguiremo le nostre avventure. Devo dire che la prima cosa che faremo sarà sviscerare il mistero del rovo, perché devo capire dove è finita l'altra capsula. Tu hai litigato, porca miseria, mi spiace Pietro. Oddio, mannaggia. Spero di tirarti un po' su, di distrarti un po'. Ieri non hai fatto nulla, nemmeno sono uscito perché la mattina faceva freddo e il pomeriggio faceva caldo. Ma che si decida questo tempo, freddo o caldo, no? Scusami. Che cavolo. Comunque hai fatto bene, perché viva l'ozio. Soprattutto quando uno è stanco dal lavoro e si è fatto un bucetto così per tutto il weekend, insomma per tutta la settimana, tutte cose varie, insomma, si sta anche bene. E come vi accennavo su Discord, abbiamo, intanto ho sbagliato la luminosità della telecamera, non so perché, vabbè, sono rimbambito, e abbiamo modificato un pochino i suoni del canale, nel senso che ora sono liberi per tutti. Ci sono dei punti particolari per riscattarli, che si chiamano onde sonore, che sono una valuta completamente separata da tutto il resto, che si accumula guardando, facendo cose, essendo attivi. Alla fine è un pro forma, diciamo, serve più che altro per non consentire al primo che passa di rompere le scatole in chat con 3000 suoni e dare un minimo di contegno a chi non è assiduo. Perché chi è assiduo accumula accumula una quantità di onde immonda che sicuramente gli basterà da qui fino al 2050, e quindi è solo per quello, insomma, serve a quello. Però almeno mi sono svincolato da questa cosa dell'abbonamento, perché non mi piaceva più, sinceramente era una cosa abbastanza, non lo so, non mi sconfinferava più. Magari la sera faceva tiepido, infatti potevo uscire la sera, scusami. E quindi eccoci qua, c'è questa piccola novità, spero che vi piaccia e basta, direi di tuffarci immediatamente. C'è Stream Riders, 30 schietti, non credo sia niente di super complesso, però questo gioco ormai ci ha abituato ad essere imprevedibile, nel senso, battaglie da 5 teschi che facciamo in 5 secondi, battaglie da 2 teschi che ci arano, come si suol dire. È stata una bella idea questa delle onde sonore. Grazie, meno male. Mi sono un po' sforzato per il nome perché non avevo idee. Poi mi è venuto in mente, vabbè, i suoni, onda sonora, ma sì. Se avete idee più belle, li cambiamo tranquillamente. Ti puoi sentire ricco in fatto di onde sonore, esatto. Sì, tu ne hai, penso, più di tutti, perché tu sei quello che mi seguiva dall'inizio proprio. Sì, ho fatto un calcolo complessissimo, vabbè ragazzi, abbiate pazienza, sono tante, quindi andate tranquilli. Davvero elegante? Beh, meno male, sono contento. Ci ho pensato un po' sti giorni, perché non mi piaceva più. Non era giusto, nel senso, cioè, perché? E poi, come spiegavo anche a Pietro, privatamente mi dispiaceva ogni volta che qualcuno, per esempio, è capitato che Trish cercasse di fare il tuturu in chat... Solo che lei era scaduto l'abbonamento e poverina, vederla che non lo poteva fare, non lo so, mi dava fastidio. E quindi ecco, basta. Si parte, bentornati, dai.
A te piace il nome? Ah, bene, sono contento. Per me, guarda, io sono tra il ok, sì, è carino come nome, simpatico, nel mio stile, e il forse un po' banale. Però, boh, non lo so. Ce lo teniamo, dai. E poi fa molto Dragon Ball, no? Onde sonore, azione. E poi ci sono io in sottofondo che dico accidenzi. Bellissimo. Allora, rovo oscuro, prima di esplodere per le stronzate. Rovo oscuro, dobbiamo capire la capsula dove è andata a finire. E io c'ho già in mente il modo per, insomma, per indagare, che sarebbe quello di andare, intanto andare, ritornare alla nave, al vascello, e poi dal vascello, come ci hanno spiegato anche i tizi nel disegnino, praticamente le Accidenti. tre capsule sono partite dal vascello mentre era dentro, se non erro, giusto? Oppure solo una? Vabbè, quale che sia la... Accidenti, fa molto Dragon Ball. Quale che sia la risposta alla domanda, in ogni caso quella che si è incagliata, l'unica che ci manca, deve essere finita in uno dei nodi, se non è l'intorno, e non mi sembra che ci fosse. Deve essere per forza finita in uno dei nodi che ci sono dentro quella stanza lì, dentro quel coso lì. Quindi, ora ci ritorniamo e la esploriamo per bene. Cercando di avere un po' di inerzia, così passiamo i mostroni qui. Tanto se li tocchiamo non ce ne frega niente, giusto? E però io gli sto andando addosso. Dai, non ci credo che... Ok. Cos'è Temper, quello in basso a destra? È la prima volta che lo vedo. Cos'è? Ragazzi, vi giuro, è la prima volta che vedo quell'indicatore. Ma c'è sempre stato? Ma hanno fatto un aggiornamento? Cos'è? Tempra? Cos'è? Che vorrà dire? Sono intangibili, esatto. Non capisco. Sì, credi anche tu che sia uno di quei nodi? Io sto facendo casino. Dove vai, Darsh? Aspetta, no, no, stai sbagliando. Hai dimenticato come si guida. Sono intangibili, ma che ne so? Vabbè, oddio, in qualche modo dovevano far poracci questi qua, gli sviluppatori, quindi capisco anche che uno può anche, diciamo, passarci sopra. Allora, io qua andrei dritto drittissimo, drittissimo, e poi toglierei completamente il trust. Oh, questi hanno proprio un sonno profondissimo, dice mazza, cioè anche se mi toccano non faccio una piega. Senti come russano pure. No, ragazzi, seriamente, io ho un vero problema. Devo capire quel cacchio di indicatore se c'è sempre stato. O se se me ne sono accorto alla sesta live. Anche la volta scorsa lo dicevamo, sono intangibili, esatto. Ma quando ti mangiano sono tangibilissimi, precisamente. Allora, il problema adesso è che qui non mi ricordo dov'è. Dovrei scendere forse, uno di questi qui sotto. Ci sarebbe un modo migliore. Franciccio, Franciccio, tu mi tenti. Ma quello è uno spoiler però. Un modo migliore. Allora, cerchiamo di ragionare su questo indizio che ci ha lanciato Franciccio. Un modo migliore. Allora. Si tratta di scoprire un modo per beccare il nodo giusto, quello intendi? O devo seguire le radici, forse? O addirittura c'è un teletrasporto direttamente? Secondo te, Pietro, che cosa vuole dire Franciccio? Cerchiamo di decodificare quello che ci ha detto. Nel frattempo io cerco un... Ecco, questo qui si entra per esempio. Allora io potrei
Adesso vedere se è questo qui. Io dover fare tutto quanto lentamente non è che sia proprio il massimo, eh. Vai. Oh mio Dio, non mi dire che ho beccato quello della... No, vabbè, ma il mio culo è assurdo comunque. Ho beccato quello del pod. Diciamo che se ci ragioni ci puoi arrivare. Ti sto pensando anche se non sono molto lucido, queste serate mi hanno fatto dormire male. Ah, stanotte era? Dove sto? Stanotte quindi hai litigato? Aspetta, ma sto uscendo di qua? No, mamma mia, stavo per uscire e stavo per vanificare tutto. Ok. Credo di averla trovata comunque, Franciccio. Quindi adesso che l'ho trovata... Ah no, questa è la nave, ok. Allora, la nave, questa è la nave. Perfetto. Allora. La nave ha questi tre braccini, ognuno sparava un pod, se non erro, giusto? Quindi magari io, non sapendo qual è, o forse lo so perché dal disegno sembrava quello davanti, potrei partire da questo braccino. Io questa cosa ho pensato. Potrei partire dal braccino, direzionarmi verso dove si è direzionato il braccino e cercare di capire più o meno dove è finito il pod. Spero che direzionarsi è una parola veramente molto bella, ma non è che sia proprio semplicissimo. Abbiate pazienza, scusate. Ok, allora, verso di là. Verso di là, però a me proprio non è che sembra che ci siano dei nodi, eh. Non è questo che... Non mi sembra che ci siano dei nodi. Ok, proviamo l'altro. Ah, anche questo fine settimana. Niente. Non ce la si fa proprio, Pietro. Mannaggia. Comunque io devo annunciare a tutti che domani, probabilmente... Ah, attenzione! Quello potrebbe essere una direzione, però quella non è il nodo dove siamo arrivati. Domani ci sarà la prima live di Pietro, ragazzi. Quindi tutti a seguirlo domani. Andiamo. Non è questo il modo. Un modo c'è un... Ah, vabbè, no, quella lì chiaramente torniamo da dove siamo arrivati, chiaramente, va bene, non c'è niente. Va bene. Allora, ci manca un altro... L'unico altro braccino che ci manca è quest'altro. Aio. Ma in realtà non è... Non riesco a orientarmi. Ah no, aspetta, era questo. Ok, era questo qua. Allora, no, neanche questo va verso un... No, però questo è quello dell'inizio, non ci sto capendo niente. Non ci sto capendo un cacchios. Mi sono perso, non so quali bracci ho controllato. Verso le 21, dai, ci sarò. Perché non credo che funzioni, secondo me poi si è mossa. Sì, si è mossa. Quindi niente, devo semplicemente provare a entrare in tutti quelli che ci sono. Hai messo la campanellina? Bravissimo. Però io penso... Ah, guarda un po'. Qui appena esci ce n'è uno subito davanti. Potrebbe essere. Potrebbe essere. Ci provo?
Nel frattempo ragioniamo, allora ci potrebbe essere, ci dice Francesco che c'è un modo più semplice, c'è un altro modo per capirlo. Dove sto? Ah, è vero, perché qua riesci. No, quindi non puoi uscire da un nodo. Ah, però aspetta, 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 attenzione, scusatemi, eh. Scusatemi, ma se la nave ha espulso i pod dentro... lo so, se ha espulso i pod da dentro uno di questi nodi e io quando sono uscito da quel nodo mi sono ritrovato fuori, ma non è che il pod sta fuori? Cioè che è uscito fuori e non sta lì dentro? Però il disegno diceva chiaramente che si era incagliato dentro. Ah, però si è incagliato dentro. Ah, no, aspetta, ma può dare. Però io giù non l'ho trovato, che ne so. Non c'era lì. E no, io il pianeta l'ho già esaminato. E non c'è niente. Non c'è proprio niente. Io dicevo di no perché il disegno sembrava suggerire che stesse anche lui intrappolato. Esatto. Esatto. Quindi ho detto, ma se si sono presi la briga di disegnarlo proprio dentro i rovi, evidentemente. Evidentemente sarà dentro. Va bene, allora rientriamo. Con un po' di velocità, possibilmente così. Allora, quindi io non devo più rientrare dentro a... Non devo più rientrare dove è la nave, perché altrimenti nel momento in cui esco... Non è che questi rami ci danno una mappa di come è fatto all'interno, questi del disegno, intendi? Ma il problema è che chi si ricorda? No, ma soprattutto, ma chi si ricorda anche dove ho visto i disegni? Voi ve lo ricordate? Perché io no. Non lo so. Esatto. Allora, io andrei lì dentro. Sì, no, che erano sul voto fragile, lui, almeno quello me lo ricordavo, il problema è che non, cioè, non saprei tornarci, francamente. Allora, io tornerei qui, perché mi sembra un bel hub, però magari cerco di girare per altri nodi. Sì, quello me lo ricordavo. Sì, bravo, proprio assolutamente per caso. Fatto casino. Sono stupido. Pensavo non facesse così tanto rumore. Franciccio, ma questo metodo che tu dici è da mettere in pratica su rovo oscuro proprio, o c'è un altro modo da qualche altra parte? Perché l'unica cosa che mi viene in mente è seguire i rami che ci sono dentro, in un qualche modo boh, particolare. Perché altrimenti non saprei, cioè nel senso, cioè, abbiamo avuto indizi di questa cosa, magari mi sono sfuggiti? Comunque vi rendete conto che c'è un'espansione e magari c'è un sistema solare nuovo. Cioè, è bellissimo. Però dura un bel po' meno di quanto dura questa, eh.
La nave all'interno non si può attivare. Lo devo fare dentro al nucleo? Aspetta, dentro al nucleo in che senso? Cioè dove sta la nave, intendi? E per nucleo intendi il nucleo dove sta la nave? Dio, sto andando troppo veloce, mi schianto, mi sto schiantando, mio Dio! No. Allora, andiamo nel nucleo e vediamo i nostri. Ah, posso sparare in giro la sonda per fino a quando non incontro la capsula. Perché forse la capsula è molto piccola. Ed è lì dentro, in quella stanza lì. Però io mi sembra di averla girata parecchio, eh. Eh no, certo, esatto. Ok, quindi sì, sarebbe stata una delle mie prossime mosse, proprio esplorare per filo e per segno. Però mi sembrava di averlo già fatto, comunque. Ok. Ma tu per nucleo intendi questo qui dove sono adesso? Oppure quello dove c'è la nave? Ah, credo. No, questo tu intendi? No, invece quella di attivare la nave non era una cattiva idea. Perché se tu per nucleo intendi questo, ok, è quello che avevo detto poco fa, ovvero provare altri nodi. Cioè, non entrare in quello della nave, ma provarne altri. Ok. Quindi vado in giro a controllare tutti i nodi che ci sono qui. Però certo ci sono. Ci sono i mostri però. Allora. Ok, a meno che tutti i nodi che ci sono qui portano tutti nello stesso posto. E quindi devo comunque per forza arrivare alla. Lo so, ma se uso la sonda qui. Poi mi sentono, Franciccio. Prima mi hanno preso. Tu dici magari sono troppo lontano. Forse sì. Però è affascinante questo posto. Qua sono molto lontano. Aio. Solo la sonda. Ah, è vero, c'ho il segnale. Radiofaro d'emergenza? Ah, eccolo. Ma devo farlo da lui? No, mi sa che la frequenza non funziona. No, qui dentro non funziona questo affare. Ok, va bene. Però. Ah, forse dopo. Devo entrare dentro e poi dopo posso usare la sonda? Ok, proviamo. È vero perché la comunque. È vero perché il pod di emergenza mandava fuori un segnale. Aspetta, che è successo? Sono entrato. Duplica segnale, no, non è questo. Allora forse ce n'è uno dietro? No, questo non è. Sì, ma non qui però. Cioè, devo la nave devo trovarla.
giusto? È lì che devo fare tutta sta baladanna. Però non è questo, eh. Oddio, i cosi. Ah, tu mi hai detto che girarsi non li attrae, giusto? Mannaggia, ma l'ultima volta l'ho fatto così facilmente, l'ho trovato. Salve. Sono di là. Eccolo. Dovrebbe essere questo. No. Palle. Perché non riesco più a trovarlo adesso? Lo hai nascosto tu? Questo? O è quello di prima? È quello di prima? Uffa! Stream Riders, sapessi. Allora, stavamo dicendo, torniamo al centro. Madonna, questo proprio qua davanti dove sta? Perché si sta muovendo? Mi ha sentito? Scusi? Via. Ma forse si muovono nel sonno. Ok. Andiamo verso il centro e poi da lì cerchiamo di capire dove dobbiamo andare. Eccoci. Il problema è che non mi ricordo, cioè, poi dov'è che devo andare qui? No, sicuramente non lì. Ma forse si vede? Boh. Oh, guarda che forti questi cosetti tutti. Sembrano gelati. Pietro dice boh, ah, forse è quello? Col cavolo. Che strani sti cosi. Cioè, devo andare a caso da qui o c'è un modo per capire dove devo andare? No, devo andare a caso.
Quindi, per esempio, lì no, perché c'è il tizio. Di qua. Mi sembra che di qua non ci sia molto. Ma com'è che prima l'ho trovato subito? Quello sta lì. Io non lo trovo, ragazzi, c'è poco da fare. Ma il problema è che non mi ricordo qual è la direzione da cui arrivo ormai, perché sto qui. Cioè, ormai mi sono girato, che cavolo si ricorda? Sì, però è vero, ogni volta che arrivo poi scendo, vado giù e lo trovo. Solo che non mi ricordo adesso. Forse è qui giù. Qui. Questo. Oddio, sì, forse è questo. Sì. No. Aspetta. Che palle. Fermati. Vediamo, esco, esco e lo rifaccio. No, non è questo. Troppo luminoso. No. Ah, sì, dai, esco e lo rifaccio. Palle. Perfetto, ho pure rotto la nave. Grandissimo. Oddio. Sono uscito? Non riesco più a. Ma aiuto, sono uscito? Perché non sono tornato indietro, scusatemi? Ah, ok. E qui. Aspetta, aspetta, ma qua non ci sono mostri? Mi sembra strano, no? Un posto dove non ci sono mostri. Ah sì, ecco i mostri. Ah, grazie, grazie. Mangiami, ti prego, perché veramente questa partita deve finire. Ciao. Addio, mondo crudele. Ok. Vai, stavolta vado dritto e poi sotto. Sta facendo penare questo robo scuro, c'è la luna quantica. Che poi pure la luna quantica, ma che gli devo fare io?
Ci ho provato, ma svanisce, cioè ci passo attraverso, quindi non so che fargli, che farle. Ok, allora io qui in genere vado subito sotto, appena vedo le uova. Sì, questa è la parte anche un po' più, diciamo, frustrante, devo dire. Eccole. Quindi io in genere vado così giù e me lo ritrovo proprio qua sotto. Più o meno. È l'unica, sì. Eccolo, quello. No, quello però non va bene perché ha il pallino interno. Mentre quello dove dobbiamo andare noi non c'ha il pallino interno. Eccolo, è quello. Vaffanculo. E abbiamo fatto. Va bene, ce la farò? Sì, è questo. Ok. Oh, mamma mia. Vai. Quindi abbiamo detto. E non funziona però. A meno che io non devo ascoltare e non guardare. Vedi che è piccolo qua dentro comunque. Sì, ma c'è la musica, non riesco a ascoltare. Oh mio Dio. Ho rotto la nave, aspettate. Devo uscire. Ma che è rotto? Lo scafo? Ma dove vai? Cristo. Ok. È questo. È esattamente quello che stavo facendo lì. Ma vedi che non funziona molto. È quello che stavo facendo dentro.
Allora, vediamo di non andare a sbattere contro niente, per favore. Questa è la nave. Ma qua non fa rumore diverso comunque. Ah, funziona proprio esattamente come funziona fuori? E non funziona. Vediamo se c'è qualche indizio nel log. Allora, rovo oscuro, eccolo. Lanciando il mio piccolo scout all'interno, ok. Il vascello, eccolo, ho trovato il relitto. Il nucleo del vascello non funziona. Ho attivato la colonna a tre facce che si trova sul ponte. Sembra essere un dispositivo per l'emissione dei dati. Provarono ad inviare una richiesta d'aiuto. Il vascello è ancora in grado di ricevere i messaggi in entrata provenienti da altre navi. Ho trovato una registrazione del segnale originale che i Nomai avevano captato dall'occhio. Ok. Una delle tre capsule che non sono riuscita a sfuggire alle insidie di Rovo Oscuro. E va bene. Lanciando il mio scout all'interno del seme posso fotografare l'enorme relitto di una nave dei Nomai. Eh? Tomba Nomai. Cos'è? Ma è questo è questa dove sono io? La tomba è questa? Dove sono io? Quindi c'è altro da esplorare qui? Ma cosa diavolo? Ok, ma io sto andando in giro, ma non c'è un cazzo. Esatto, anch'io ho capito così. Dico, meno male che la benzina della nave è infinita perché veramente se no saremmo spacciati. Aspetta, qua no. Qua fa il giro. No, ragazzi, io non, cioè, non so proprio che cazzo vogliono da me qua. Non ho proprio idea. E riesco se volete, cioè, nel senso vado di nuovo dentro la nave. Che ne so? E vabbè, magari cerca di andare dritto, Dutch. Dov'è che si entrava? Ma dove si entrava? Parlato in due occasioni della nave. Sì. Ah, mi sa che sto sotto.
Scusate, ma io qua ci sono mai venuto? Ma era questa la nave dove sono entrato? Sì, era questa, sì. Sì che era questa, per Non lo forza. so. Sì, per forza, però boh, non la riconosco. Eccola. Sì, era questo. Ma dove cazzo devo andare? Sì, è vero, qua c'era questa cosa che francamente non ho capito assolutamente. Forse bisogna fare qualcosa qui, allora. Qua non si controlla minimamente. Però il registro diceva che comunque il computer di bordo era rotto, perché vedi che c'è il nucleo rotto, quindi secondo me non bisogna fare nulla qui. Sopra ci siamo già andati. Qui abbiamo letto tutto. Ah, sta finendo il carburante, perfetto. Devo andare a ricaricarmi. Non ho idea. Cioè, proprio non lo so. Forse dovevo attivare la sonda da dentro? Forse dovevo attivare la sonda dentro la nave? No. No, scusate, non la sonda, il rilevatore di segnale. Ma non penso. Allora, esplorazioni non ci sono. Radiofaro. Oscillazioni quantiche. Boh.
Madonna, quanto è frustrante però. Non riesco a controllarlo. Che cosa è successo? Cioè io qua, senza indizi, ma che cosa posso fare? Cioè non ha senso che ci sia una cosa del genere qui, senza indizi. Cioè, magari devo trovarli gli indizi, ok, ma... Non lo so. No, non si aprono. Tombano mai, però tombano mai. Guarda che tombano mai non è dove sto io, eh. Questo è il vascello. Tombano mai è un'altra cosa. Tombano mai è un'altra cosa. Cioè, c'è qualcos'altro che dobbiamo trovare qua dentro. Che probabilmente è dove sta sta cazzo di capsula. Ma io non so come arrivarci. Non ho idea. Qui ovviamente riusciamo fuori. E qua mi dice che c'è qualcuno che sta suonando la fisarmonica. E anche il radiofaro di emergenza mi dice, mi dà dentro. Vedi? Forse devo entrare mentre ce l'ho attivo? Sì, eccolo. Ma vaffanculo. Scusatemi, bambini, se... Cioè, dovevi... Vabbè. Dovevi entrare dentro già col coso attivo, perché se no lui non capiva. Cioè, un'ora sprecata così, capito? La stronzata. Oh, l'avete visto tutti? Io sono entrato e qui dentro, appena sono entrato, ho attivato sto coso e non funzionava. Quindi era palesemente una cosa voluta. Vabbè, comunque, l'importante... Ah, qua dentro? Ok. Non lo so. Non lo so sinceramente. Forse loro intendono dire che se lo vuoi seguire dall'inizio devi attivarlo subito. Per problemi di natura quantica. Vedi, adesso funziona perfettamente. Però vedi, è una persona che gli viene in mente di usarlo una volta che sta dentro e vede che non funziona. Ma non ti viene in mente di dire, cioè, non ci pensi al fatto che, ma chissà se magari. Boh,
Devo entrarci direttamente mentre lo uso, dai, cioè no. Eccola. Eccola. Pff, mamma mia. Davvero? Esatto, cioè, ce lo siamo persi noi. Oh, perché c'è stato Franciccio che gentilmente ci ha fatto risparmiare, non so, 7 ore di live. Questo è il Radio Faro, però vai dritto, caro, bravo. No, non mi dire no. No, ragazzi, io non ci posso credere, sta arrivando la supernova. Cioè, adesso che l'ho trovato. Ciao Giorgio. Buonasera, sono Giorgio. Darsec mi ha rinchiuso in quella capsula, per questo sta cercando in tutti i modi di non entrarci. Ora sicuramente mi sposterà sulla luna Sì, quantica. bravo. Qualcuno chiami la polizia della spazio. La spaziolizia. La spaziolizia. Grazie Pietro sempre. Con sta storia del bot, sei a 4.004. Intanto la prossima volta che vieni a Roma ti becchi una bella mangiata alla trattoria. A spese de mie, a spese della Touch TV. A spese dei contribuenti, come si suol dire. Domenica che? Domenica cosa? Domenica? Ah, l'11? Dipende se Rocco viene a pranzo. No, anche se viene a cena, poi certo ci sarò solo io e niente Driade. Però sì, è possibile. Sì, oddio. Ci si può andare, sì. Come no? Sto per schiantarmi. Madonna, devo carmine. Ho sbagliato, non ho preso. Ah, adesso c'è. Ah, non c'è. No, che palle, ho sbagliato. Mi sono scordato. Vabbè, entro qui dentro e riesco. Oppure mi faccio ammazzare? No, entro qui dentro. Mi faccio ammazzare, perfetto. Sì, comunque si può fare. Bisogna organizzarci. Hai trovato anche un'altra cosa. Ah, sempre qui? Cioè, per trovare il nodo? Guarda, se non. Cioè, tanto ormai abbiamo trovato il modo. Un po' controintuitivo, devo dire, perché devi entrare con l'oscilloscopio acceso. Vabbè, comunque sì, l'abbiamo trovato. E quindi vai, spara pure. Sì, infatti, Pietro, infatti. Non so come funziona. Tra l'altro non so ancora neanche se viene a pranzo o a cena. Sto per schiantare, vero? Mamma mia. Lo metto subito. Ah, un'altra cosa proprio. Ok. Va bene. Guarda, magari arriviamo a una sorta di finale o comunque a qualcosa che sia soddisfacente, no? Da quel punto di vista. E poi ci facciamo tutte le cosine.
di completismo? Ma ti aveva detto a cena, ok, perfetto. E allora bisogna solo capire in che zona sono, che programmi hanno, tutte queste cose qua. No, da solo non l'avrei mai trovato questo nodo, eh. Ma proprio mai mai. Eh sì, è bello grande. Qui dovrebbe incalzare la musica adesso. Eccola. Oh, dove sei? Eccoti. Ma frenare, per favore? Grazie. Ecco, ora c'è la musica. Puoi alzarti, per favore? Grazie. Ok, dai. Ce la faranno i nostri eroi? Vediamo. La nostra capsula di salvataggio si è schiantata mentre provavamo a fuggire da questo luogo, distruggendo ogni speranza di muoverci e di comunicare. Abbiamo resistito il più a lungo possibile, qui, ma le riserve di aria respirabile di questa capsula sono quasi esaurite e le rane pescatrici attaccano con sempre maggior frequenza. La nostra migliore opportunità di sopravvivere è tornare al vascello per provare a riparare i danni o, più probabile, aspettare i soccorsi. Secca, è finito il messaggio. Il segnale del radiofaro del vascello si sta affievolendo e sparirà tra poche ore. Dobbiamo andarcene da qui. Oi oi. Allora. Qua mi devo girare e iniziare da sotto. Mamma mia. Allora. Ma frena, frena! Errore di navigazione, errore supporto vitale, errore di propulsione. Bene. Scansione ambientale, ambiente esterno in corso, scansione completata, gravità non rilevata, aria respirabile non rilevata, rilevate molteplici forme di vita potenzialmente ostili, non uscire dalla capsula. Bene. Molteplici collisioni hanno alterato la traiettoria della capsula e rilevati danni ingenti. Avvio lancio capsula di salvataggio 3. Ah, ok, devo partire da sopra. Capsula di salvataggio 3. Il vascello è stato danneggiato in oltre ogni speranza. Sequenza di evacuazione, va bene. E questo l'avevamo visto. Poi qua c'è un altro registro. Abbiamo un nuovo problema. Il nostro equipaggiamento sta captando due radiofari diversi dal vascello. Non è possibile che il vascello sia in due posti al contempo. Concordo, ma quei due radiofari sono identici. Forse se avessi più tempo... Abbiamo quasi finito il tempo, Dean. Il segnale del radiofaro del vascello si sta spegnendo rapidamente. Perché forse loro captavano i due nodi diversi che portavano allo stesso punto. Presto sarà sparito del tutto e noi saremo perduti. Seguiremo il radiofaro che è più vicino a noi.
Ma supponiamo che quello sia il radiofaro errato. E comunque è probabile che abbiamo aria a sufficienza per raggiungere il radiofaro più distante. Non abbiamo altra scelta. Lasceremo una scia di luci mentre andiamo? Ah, c'è ancora una possibilità che qualcuno sentirà il segnale d'emergenza dalla nostra capsula. Lasciamo una scia di luci. Ah, vi giuro, c'ho un mal di testa che non riesco a capire il sopra e il sotto di questa nave. Portello d'emergenza. Ok. Puff! Ed ecco le famigerate luci. Perfetto, quindi ora seguiamo le luci e arriveremo a... Ma che ne so. Questa l'abbiamo già aperta. E quella dell'inizio. Basta, finito. Tutto qua. Cioè, una capsula. Questa cosa minuscola è una capsula d'emergenza. Dice che deve essere? Cioè, deve essere appunto d'emergenza, giustamente. Allora. Ok, non è una cosina secondaria quella che dici tu. Eh sì, per la duplicazione. Va bene, io adesso risalirei in nave e proverei allora a seguire le tracce. Intanto vediamo se abbiamo esplorato tutto qui e andiamoci a schiantare da qualche parte, perché tanto chi se ne frega, no? Olè. Allora, le lucine. Vediamo. Aspetta, 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 volevo vedere se il registro era completato. Sembrerebbe di sì. No. No. C'è ancora da esplorare in giro per la tomba. Ma è questa? Ah, cioè, a questo punto è questa la tomba? Dove sta? Ecco le luci. Vediamo, eh. Andiamo a vedere la scia di luci che dicevano loro. Di là. Ok, sono tutti cadaverini. Esatto. Sono tutti cadaverini dei nomai, poverini. E questo dovrebbe essere quello che comunica con quello che abbiamo nel nostro... Vero? Nel nostro pianeta. Vediamo un po'. A chiunque venga a cercarci. Abbiamo seguito il segnale dei due radiofari provenienti dal vascello fino ad arrivare qui, ma non possiamo andare oltre. Non si odono quasi più adesso, ma il segnale del radiofaro del vascello parte ancora da questo seme spinoso. Tuttavia l'apertura è troppo piccola per far passare un singolo nomai, quindi è impossibile che sia stato attraversato da una capsula di salvataggio. Non capisco come sia possibile, ma questo spaventoso luogo sembra poter manipolare lo spazio stesso. Forse è stata la nostra rovina. Essere così vicini al vascello e al contempo così lontani è difficile. Peggio ancora, il segnale del radiofaro del vascello si sta spegnendo. Presto non riusciremo più a percepirlo. Non possiamo fare altro ora se non cercare un modo per entrare, o almeno per tentare di capire cosa sia successo. La mia speranza maggiore è che le altre capsule di salvataggio siano riuscite a trovare un luogo sicuro. Sì, quello sì. Vediamo se ho ragione. Duplica il segnale, ok. Questo se ne va. Se ne va qui dentro fino alla. E infatti, eccolo. E qui c'è il vascello, perfetto. Ok, questo quindi comunica col vascello. Ok. Io, poverini, quanto mi fanno pena. Ah sì, quello è il vascello.
E stavolta credo che abbiamo finito qua, no? Davvero? Vediamo, eh. Sembrerebbe di sì. Sì, abbiamo finito. Esatto. Non la riconoscevo neanche io. Ho detto, porca miseria. Quindi era uno spoiler praticamente. Ora vi prego, fatemi uscire da questo inferno. Voglio andarmene via. Vivo o morto, non mi interessa. Voglio uscire, anzi, sai che faccio? Entro dentro al semicentrale. Cos'è sta roba? Ma non c'erano prima sti cosi, oh. Scusate, ma sbaglio, non c'erano questi affari prima? Ok, entro qui e riesco. Facendo un po' di casino, ma vabbè. Sì, esatto, un po' spoiler farla vedere. Oh, siamo fuori. Siamo fuori! Voglio andarmene da questo posto dell'inferno. Dove sei, l'ovo oscuro di osculo? Dove sei, l'ovo osculo? Eccolo. Ok. Addio. Addio per sempre. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Dunque. Allora, il mistero rosso l'abbiamo risolto tutto, a quanto pare. Perché non ci sono più spiripilli. Bene. Poi, il mistero arancione non si sa ancora, però non mi dice che non devo trovare altro. Eh no, dai, no, Franciccio, non mi dire così. E dai, dai, Franciccio, perché? Luna quantica. Localizzatore. Dobbiamo andare al localizzatore della luna quantica. Ok. Se ricordassi dov'è? Dov'è? Su gemello brace, ovviamente, Darsh. Che domande fai? Che domande fai? Non lo so io. Madonna, mi sono tolto sto peso di sto cacchio di rovo. Però mo, giustamente, Franciccio ci dice che dobbiamo tornarci. Franciccio, quando fa queste affermazioni, è una bruttissima persona comunque. Ah, potremmo riattivare la nave, dici? Ma è incagliata però. Ah, forse però attivando il nucleo di curvatura potremmo teletrasportarci da dentro. Vabbè, poi vediamo, dai. Cos'è quello? Aspettate, ma ora l'intruso quindi è praticamente, ha fatto già un giro intorno al sole o no? No. Perché c'era sempre anche questa cosa dell'intruso, eh? Ok.
Allora, qui dobbiamo investigare ancora sul rilevatore di luna quantica. Che ovviamente eccolo. Ok. Atterraggio perfetto. Allora, eccoci qua. Ma qua che cosa devo controllare? Cioè, questo simbolo che mi rappresenta, per esempio. Ah, questo è tutto il meccanismo dei due gemelli. Ah, forse è quello? Non l'abbiamo letto l'altra volta? Questo pianeta a volte, solamente a volte, ha una luna. Non è forse una caratteristica orbitale FCN? Aspetta, facciamo così. Lo traduco tutto e vediamo se mi si aggiorna il. No, ce l'abbiamo letto. Questo no, però. Annotazioni. Chiaramente qui i nomai compivano delle osservazioni astronomiche. Hanno scelto un posto davvero eccellente. A cosa servirà questo congegno? Cosa stavano studiando i nomai? Di certo quel simbolo arancione del congegno ha qualcosa di speciale. In questo momento Ale e il traduttore automatico del nuovo astronauta tornerebbero utili. Io faccio un servizio per il canale. Cerco informazioni per evitare che lo serie prendano troppo tempo a noi e a me a darci. Mi sacrifico spoilerandomi le cose. No, ma infatti non mi va che ti spoileri, Franciccio. Mi dispiace. È per questo che è bello farlo in blind tutti insieme, perché così si partecipa. Certo, poi tu dici giustamente, sì, ma se le live poi devono durare 8 ore. In questo momento, Ale, il traduttore automatico sarebbero utili. Ok. Vabbè. Il localizzatore della luna quantica funziona. Abbiamo mappato tutti i movimenti. Annora, Bohr, ho appena visto la luna quantica in orbita intorno al rovo oscuro. Ottimo spirito di osservazione, amico mio. Dunque questa luna raggiunge ben 5 luoghi diversi, non 4. Ho aggiunto un indicatore per rovo oscuro. Pensavo che il localizzatore ora desse conto di tutti gli spostamenti della luna. Invece capita che il localizzatore non riesca a identificare la posizione della luna. Forse il dispositivo non funziona? È anche possibile che ci sia un sesto luogo in questo sistema verso cui la luna fantasma si sposta. Eccolo qua, quello che ci mancava. Un sesto luogo? Attenzione, qua ci sarebbe bene un dan dan dan. Vi do il tempo di farlo. Un sesto luogo, eh? Perfetto. Perfetto. Il sesto luogo, giustamente. Quindi ora qui abbiamo letto tutto. Letto tutto, abbiamo fatto tutto. Ok, sesto luogo, lo dobbiamo trovare il sesto luogo. Però stavolta io lo trovo da sopra. Ce la facciamo a. No? Non ce la facciamo? Possiamo decollare cortesemente? Grazie. Molto gentile. Piano, 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 piano,
fare. Sì, va bene, però posti? Ok, ora è. Ora gira, gira, gira che ti rigira. Forse è quello il sesto luogo, è quando gira, gira, gira? No, ora è di nuovo lì. Oh, ah, ora era su coso, su gigante. Ora dove andrà? Dove andrà? Ah, 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 eccolo il sesto luogo, eccolo. No, 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 no. Dov'è? No, eh. No. Ora è intorno alla roba oscura.
Non lo so, non so come fare a capirlo e soprattutto è un casino da... Ora? Aspetta, aspetta, adesso non mi sembra... Sì, mi sa che sta seguendo uno di quelli. C'è il sole davanti, però. Che spettacolo queste cose. Vero, 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 ma molto, molto complicate. Sì, no, se arriviamo a un punto morto. Vabbè, ma poi mi dispiace che te lo spoileri tu. Cioè, che ve lo spoilerate voi in generale. Non siamo tutti Saidonia. No, certo, non ci possiamo tutti permettere 20 ore di serie. Sesto luogo. Ton, ton, ton. E allora? Non ti fermi? Eccolo. No. No, ora è intorno al rovo oscuro. Eccola lì. E io non so come cacchio fare, sinceramente. Ora è intorno a quello. Eccola là. Gira gira, ho capito, gira gira, ma deciditi. Forse è questo il sesto luogo. Cioè, intende questo per sesto luogo? Secondo voi? Ho capito, ma dove, cioè, dove dovrebbe essere quando fa così? È tutto intorno a noi? Come la Vodafone? Vabbè. Tutturu, ciao Trish. Mi ha tradito Stream Riders. Allora, va bene, non ci sono pallini, quindi chi se ne frega, giusto? Chi se ne frega, quindi torniamo a noi. Luna quantica. Ok. Allora, isola di Gabbro. Isola di Gabbro, cioè a me questa cosa mi fa veramente uscire fuori di testa. Com'è possibile che qui ci sia ancora cosa, che ci sia ancora qualcosa da esplorare? Vi giuro, non mi capacita questa cosa. Cioè, l'ho girata in lungo e in largo. Poi ci manca questo, il cannone. Ci manca il cannone. Pure questo. Cannone o cantiere? Questa qua è un'altra di quelle cose che non capisco. Il cantiere. Sì. Quindi, scegliete. Scegliete. Dobbiamo esplorare il cantiere, il cannone o l'isola di Gabbro. E a quanto pare. Io intanto tanto mi dirigo, tanto sono tutti quanti nello stesso pianeta. Quindi intanto ci vado. Eccolo lì. Non è che ci sono dialoghi con Gabbro che non hai fatto? Ci ho provato l'altra volta, però ci riproviamo. C'è di nuovo il gemello cattivo lì. L'intruso. Ci provo a... Dai, dai, ci provo, ci provo. Scusate, voglio fare sta prova qua. Voglio riprovare a vedere se dentro l'intruso adesso si può entrare. Credo che ci siano meno cose, in che senso?
Oh sì, è molto meno ghiacciata, guardate. Sbaglio? No, sbaglio. Sbaglissimo proprio, però io adesso voglio vedere se quando passa accanto al sole, senza magari cercare, cerchiamo di non finire nel sole possibilmente. Ma ci finisce lei? No. Oddio, si è finita lei! Ma questa non me l'aspettavo, scusate. Non me l'aspettavo che finisse dentro il sole. Ok. Interessante. Quindi abbiamo detto che l'intruso si sfracella dentro al sole. Potrebbe aver innescato lui l'esplosione termonucleare globale totale del sole. Perché vedete che sta diventando sempre più rosso casualmente proprio adesso. Ma guarda un po'. Interessante, molto interessante. Noi però dobbiamo andare da Gabbro, che ho perso completamente, non so dov'è. Dall'altra parte del mondo, ovviamente. Interessante, va bene. Stavo pensando anche tutte le cose che mancano qui a Profondo Gigantesco. Potrebbero essere esplorabili quando sono in aria. Mi stava venendo in mente questa cosa. Magari c'è qualcosa sotto e tu ci puoi andare solo quei 20 secondi in cui galleggia in aria tutta la struttura. Buonasera, The Streaming Dwarf. Benvenuto, esploratori spaziali. Benissimo. Questo gioco è incredibile, anche se ha dei momenti un po' frustranti e un po' complessi, che però per fortuna abbiamo superato per il momento. Quindi per fortuna siamo in una fase finale, perché non credo che manchi molto, molto alla fine. Buonasera, buonasera. Non credo che manchi molto, però ce la stanno facendo sudare tanto, tanto, tanto alla fine di questo gioco. E ciaffete! Va bene, qui io poi c'è questo mistero da capire, chiaramente. Ma dove sto? Ma sto fuori? Ok. Allora, l'isola di Gabbro. Cos'è quel coso? No, sta scoppiando il mondo. Sta scoppiando il mondo. Mannaggia, oh. Un piccolo indizio sul profondo gigantesco. Osserva attentamente le cose. Non ti dico cosa, ma osserva le cose. Va bene, osserverò le cose. Osserverò le cose. Le cose che ci sono sopra. Giusto? Le cose volano. Allora, se mi stai dicendo quello, ok. E quindi forse devo aspettare che volano. Io devo fare qualcosa mentre sono in aria? La luce dopo il tunnel, sì. Buona si era. Eh sì, siamo scoppiati. Tanto siamo abituati, sarà la 400ª volta che muoio. Allora, qua dov'era? Eccolo. Io non ho capito poi se. Allora, se la fine verrà. Verrà perché io attivo qualcosa, faccio qualcosa, eccetera, e succede una cosa particolare e finisce il gioco. Oppure se devo terminare di scoprire tutte le varie cose, tutti i vari misteri. Chissà. Ciao Trish, buonasera. Frena, frena, eccolo l'isola, c'è l'isola, c'è l'isola, c'è l'isola, c'è l'isola, c'è l'isola, eccolo, ok. Allora, questa è l'isola di Gabbro.
L'isola di Gabbro, si compone di anche questa parte qui, che però io già la conosco, quindi non ce ne frega niente. Qui sopra non c'è nulla. Che devo fare qui? Abbiamo detto i dialoghi. Ok, i dialoghi. Dialoghiamo. Ciao Trish, buonasera, come stai? Ok, intanto grazie dell'indirizzamento, Franciccio. Poi in caso te lo chiedo. Diagoliamo, esatto. Bevo volentieri, ma è finita l'acqua, quindi questa è l'ultima volta che potrò bere. Che cos'è quel coso? Cos'è quel coso che sta arrivando qui? Ah, ok, è l'isola quella lì che... Ok. Qualche anello fa è arrivato un ciclone, beh sì, lo so. Io queste qua, mi ricordo che le avevo già fatte tutte, ragazzi. Mi spiace deludervi, ma... Ma le ho fatte tutte. Forse questa? Dov'è la mia nave? È la mia nave. Allora, io quella, la nave di Gabriel l'ho vista, che galleggiava da qualche parte, ma non ci potevo fare nulla. Non ci potevo fare nulla. Ho trovato qualcosa? No, queste le avevamo già fatte. No, niente, assolutamente nulla. Registro della nave aggiornato. Mortacci di Gabbro che non mi aveva detto tutto. Era lui. Sì, l'avevo intuito, però evidentemente c'era qualcosina che non avevamo chiesto. Evidentemente, perché ovviamente adesso dovrebbe essere completato. Vediamo cos'era, perché... Sembrerebbe che Gabbro ed io siamo gli unici ad essere consapevoli di questo, lo sappiamo. Ha perso la vita, bla bla bla. Gabbro ha scoperto una statua non mai, ok. Gabbro è stato... ok, vediamo un po'. Gabbro dice che al di sotto della superficie dell'oceano c'è una corrente molto forte che impedisce a qualsiasi cosa di affondare. Esatto. Vabbè, la scoperta è l'acqua calda, comunque, ok. Vabbè, almeno abbiamo finito con Gabbro. Ora, altre cose da controllare sono quella specie di base con tutti gli anelli, che io però ho controllato 18.000 volte, e la nave di Gabbro. Dobbiamo trovare la nave di Gabbro? Potremmo trovare la nave di Gabbro. E poi domanda, la corrente che lui dice che c'è sotto il pianeta e che ti impedisce di scendere, c'è anche dentro il tool, dentro quel coso enorme? Probabilmente sì, perché mi sa che c'ho anche questo. Cos'è? Ah, questo è il teletrasporto dalla stazione. Ok, sì, no, questa sicuramente non c'è nulla da fare qua. Franciccio mi ha detto di stare attento alle cose. E io sto attento alle cose, va bene. Aguzzate la vista, per favore, così cerchiamo cose strane che non abbiamo ancora esplorato. O esplorato, insomma, con attenzione. A me mi sembra che ogni tanto sparisce tutto e non trovo più niente. Forse sono in aria, scaraventati dai tornado. Entra nell'occhio del ciclone, di sicuro succede qualcosa. Guarda, ci sono già stato e c'è una struttura che abbiamo esplorato completamente e non c'è più nient'altro. Ma quella cos'è? Nulla. Qua ci siamo già stati? Sì.
No, allora, secondo il registro io devo andare a controllare nella base quella lì con gli anelli, e ora ci vado. E poi dov'era l'altro posto? Non mi ricordo, c'era un altro posto, sempre qui. Ma la cosa con gli anelli non la trovo più, dov'è? Che fine ha fatto? Eccola, questa. Qui dice che c'è ancora qualcosa. Ok. E aspettate, l'altra cosa che dovevo controllare era... Ah, il cannone, quello in orbita. Pure quello... Pure quello, sì, qualcosa ci sarà che abbiamo dimenticato. Con questa visuale non lo noterete. Ah, attenzione. Quindi devo vedere meglio. Ok. Francisco, visto che è la 700ª volta che vengo qui, tu per caso sai cos'è di preciso che devo trovare qua? Perché io non gliela posso fare un'altra volta, esplorare tutto. Cioè, qui io ho visto tutto già. Sono andato anche sott'acqua. Tra l'altro, ho aspettato anche che venissi catapultato in aria. Non so che fare qua. Vado sott'acqua? No, sott'acqua ci sono già stato. Allora, lì c'è il nucleo. E non mi fa entrare, cioè non mi fa andare giù. Però si avvicina molto al nucleo questa cosa, eh. Guardate un po'. Cioè, se io mentre è in aria riuscissi ad andare in qualche modo giù, forse potrei penetrare nel nucleo? Non sto sparando cose a caso. Ti fermi, per favore, ti fermi un attimo, grazie. Molto, veramente. Oh, sta arrivando il tornado. Dio, il tornado. Madonna. Corri, corri, corri. No, non è vero in realtà che sta arrivando. Qui non lo sai, ok. No, no, per carità. Non è che è veramente una rottura di scatole, che ti dimentichi un micro coso e finisce tutto. Questa l'abbiamo letta 50 volte. Ok, abbiamo letto 50 volte. Dall'altra parte ce n'era un'altra, se non erro. L'abbiamo letta quella pure? Oh. Magari di qua. Quella forse dobbiamo leggerla invece che usarla come proiezione. Potrebbe essere un'idea? Magari ho dimenticato di fare questa cosa? Potrebbe essere. Mi sembra strano, ma potrebbe essere. Ok, poi dopo comunque, una volta che cerchiamo di capire qua che cosa manca, dobbiamo andare in giro per l'isola, ma a vista. E non con la telecamera quella inferiore. Allora, togliti tu, grazie. E mettiti tu. Vai, vediamo, eh. Traduco tutto come al solito per vedere se mi manca. Sì, era questo, sì. Mamma mia. Io con Oi e Daz stavamo sollevando in orbita dei componenti per assemblare il cannone orbitale, e uno di questi è sprofondato sotto la corrente. Attenzione, ci vorrebbe un dan 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 qui. E uno di questi è sprofondato sotto la corrente. Sotto la corrente. Sotto la corrente.
Vabbè. Ah, ok, pure in cooldown, perfetto. Sotto la, quindi ok, sotto la corrente. Kanoi, avresti dovuto vederlo. Pensavamo fosse impossibile che dei componenti del cannone scendessero anche solo in parte sotto la corrente. E invece il nostro è precipitato fino al nucleo. Ok. Attenzione. No, vabbè, in caso poi lo potevo anche fare io. Però era divertente aspettare voi. Cassava mi ha convinto a non provare a ricreare il fenomeno usando altri componenti del cannone, ma noi eravamo curiosi di capire cos'era accaduto. Come ha potuto qualcosa attraversare la corrente? Come ha potuto? Mi chiedo io, come? Esatto, perfetto. Hai la mia gratitudine per aver posto questa interessante domanda. Che emozione! Spire ha costruito un modello di profondo gigantesco qui, all'osservatorio sud di Vuoto Fragile. What? E così possiamo spiegare come può un oggetto scendere sotto... Oh, grazie mille! Davvero? Poi finalmente ci spiegate come possiamo andare giù? Sotto la corrente. Kanoi? Ah no. Kanoi, non riesco a carpire la risposta guardando attraverso la pozza della proiezione. Se vengo all'osservatorio potresti spiegarmelo? Se non ti spiace fare il viaggio fin sotto la superficie del polo sud, sarei felicissimo di vederti. Ci sono due sentieri, uno parte dal Brittle Hollow Gravity Cannon, l'altro dalla Tower of Quantum Knowledge. Ok. Ok, quindi io non ci ho capito un cazzo. Allora, devo andare. Devo andare. Vuoto Fragile, esatto, all'osservatorio sud di Vuoto Fragile. Osservatorio sud. Per leggere come si fa ad andare di sotto. E per andare al laboratorio sud ci sono due sentieri. Capirai. Ok. Tutto molto molto chiaro. Non è vero però, ok, sì. Facciamo i sostenuti. È tutto chiarissimo. Ok, ora tanto spero che sulla nave ci sia scritto qualcosa per aiutarmi, perché... Vabbè, comunque dobbiamo andare al polo sud di Vuoto Fragile. Stiamo... No, dai, ci stanno sparando in aria adesso. Dai, dai, che ce la faccio a non rompermi tutte le ossa del corpo. Perfetto. Ce la faccio, dai. Allora. Allora, aspetta. Mi fermo un attimo. No, non posso fermarmi perché giustamente la gravità, Darsh, funziona che ti attira. caro Darsh, non puoi fermarti. E stai accanto a un pianeta. No, 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 no. Mi si è rotta la nave. Non ditelo a mia moglie, ma mi si è rotta la nave. Francis C093 ha scritto. Così chiaro che mi sto accecando. Esatto. È chiarissimo proprio. Non è proprio equivocabile. Ripariamo la nave. Ecco, perfetto. Ma sono proprio un marito perfetto. Mi riparo anche la macchina da solo. Aspetta, aspetta, aspetta. Fammi andare qua. Allora, adesso finalmente ho... No. Ah, sì, ok. Il cannone orbitale, sì, ok. Sono d'accordo. La scoperta della corrente oceanica. Inumai, che si trovava nell'osservatorio meridionale, ha costruito un modello di profondo gigantesco che ha svelato come un oggetto possa scendere di sotto. Ok. Ci sono due percorsi. Ok. Allora, però questa cosa è pesante, nel senso che non devo solo vedere i pallini, chiaramente, ma anche i punti interrogativi. Cioè, i pallini vogliono dire che in questo posto, che tu hai palesemente scoperto dov'è, ci sono delle cose da indagare ulteriori. Mentre il punto interrogativo proprio, cioè, vuol dire che proprio ancora neanche hai capito come arrivarci lì. Quindi a voglia quanti ce ne abbiamo i punti interrogativi. Guardate qua. Capirai. Non finiremo mai. Comunque, andiamo al cannone orbitale. Ah no, no, prima dobbiamo andare a girare per il pianeta, come dice Franciccio. Maledetta gravità, hai vinto di nuovo tu. Esatto. No, comunque io forse ho capito che cosa intendi, Franciccio. Devo trovare la nave del tizio, perché io una volta l'ho vista che galleggiava. Non mi ci sono neanche fermato perché ho detto, vabbè, che c'è? A che serve?
E invece forse serviva? Eccola, ciao tu. Ciao tu. Quindi voi mi state dicendo che posso scendere dalla mia nave e indagare sulla sua nave? Vediamo. Ne dubito, ma vediamo. No. Non mi sembra che io possa fare nulla con la sua nave. Non me lo dici cosa osservare attentamente. Ci avrei giurato, Franciccio. No, la nave proprio no, eh. La possiamo escludere, no, la nave, Franciccio. Ok. Non è questo. Quindi dovrei forse guardare attentamente. Boh, uno dei cicloni? Madonna, quanti siete comunque? No, i cicloni no. Allora devo guardare attentamente forse una delle isole perché c'è qualcosa che mi sfugge. Vediamo, eh. Questa non mi sembra. Guardate con che maestria riesco a pilotare questa nave sul filo dell'acqua. Proprio, cioè, io non ho parole. Non ho parole. Questa è sempre un mistero per me. Però qua ci siamo stati, eh. Qui c'era quella specie di coso dentro rosso. Che poi, aspetta, aspetta, aspetta. Ui, buongiorno. Allora, questi cosi sono simili a quelli che ci sono nella superficie del nucleo. Vero? Ma perché non ci sono oblò dappertutto in queste navi? Vero, vero, vero? Vi torna questa cosa? Quindi che devo farci? Ok. Ma sono uscito in un posto in cui non posso andare da nessuna parte. Non posso né scendere né salire. Né scendere né salire. Allora, gabbro, ok. No, niente, non c'è un cazzo, non c'è un cazzo. Mi puoi dire che non è la nave? Grazie, grazie, gentilissimo. Vabbè, comunque questa cosa secondo me si deve solo guardare e dire. Cioè, questa cosa sta qui per dire. Ah, vedi? È un coso che sta nel nucleo. Punto. Fine. Turnicati. Tornicati! Non posso scendere. No, dai, ho ridotto la nave. Aspetta, devo andare lì. La faccio? No, non funziona un cavolo. Non funziona più niente, ragazzi, aiuto. Questo è un problema. Perché non posso neanche scendere, perché se scendo non ci torno più qui sopra. Addio, bene. Ma porca miseria. Ah, zitti che forse. Eccoli, sono loro quelli. Ciao, addio, addio. Me ne vado su un'altra vita. Non posso scendere, scusate. Mi si è rotta la. Ok, mi si è rotta anche la tuta, a posto. Perfetto. Ciao, grazie mille, Streaming Dwarf, per essere passato. Alla prossima. La tua connessione salta, mi dispiace. Non posso aggiustarla come aggiusto la mia nave, purtroppo. Mi spiace. Se no l'avrei fatto. Pizza. Vabbè. Dobbiamo aguzzare la vista. Ok. Però aspetta, perché io volevo andare a vedere il polo sud di Vuoto Fragile.
Perché lì ci spiegano come arrivare in fondo. Vuoi mettere? No, dico, vuoi mettere? Allora, abbiamo detto vuoto fragile? Ciao Trish, grazie anche a te della compagnia. Vediamo alla prossima. Oh, mi raccomando, domani tutti sul canale di Pietro, che fa la prima live. Allora, vuoto fragile. Fatti un SO da solo, Pietro, fatti un SO. Dai, anzi, te lo faccio io. Aspetta. Te lo faccio io. Lo faccio io. Sì, eccolo. Te l'ho fatto? Sì, te l'ho fatto. Mettete cuoricini, campanelle, campanielle e cose del genere. Vabbè, ci mancherebbe anche. Allora, io ho deciso che mi schianto, quindi non so se vi piace questa cosa come idea. Beh, è stato interessante, no? Bello, bello, bello. Sicuramente da rifare. Bellissimo. Ok, ce la facciamo a girarci bene? Oh mio Dio, si è rotta completamente. Non l'avevo mai vista così rotta. Ragazzi, è stupendo. Oddio, aiuto. LOL. Va bene, Polo Sud, se non mi inganno la mappa, sta di là. Ecco l'altro pezzo della nave. Ah, perché mi ha eiettato, perché giustamente la nave ha rilevato la collisione e ha detto no, mandiamolo fuori perché poverino. Allora, dobbiamo andare al polo sud. Ora, il problema è che qui per raccapezzarci visi visi è un po' complicato. A meno che non riusciamo a ricordarci dove era. Qui c'è un'altra nave. Sì. Dov'era la scorciatoia che abbiamo trovato l'altra volta? Che dovrebbe essere questa, no? No, qui c'è la porta chiusa. Non funziona, dovrebbe apparire il bot che ti dice ehi, vai a visitare il canale di persona taggata con il link, ma non appare. Ma sì, eccolo, per favore andate a dare un'occhiata al canale di Mr. Oltix, io lo leggo. Io lo leggo in chat. Voi non lo leggete? Lo leggo proprio come annuncio. Sia quando l'hai fatto tu, sia quando l'ho fatto io. Ok, questo l'abbiamo letto. E no, niente, qui non si può fare. Vi ricordate per caso com'è che si faceva entrare qua sotto? Perché io non ho neanche una nave. Ah, sul cellulare non appare. Oh mio Dio, no. E questa cosa è gravissima. Tutte le migliaia di spettatori che ho che mi guardano da cellulare, poi non possono leggere tutte le cose che dico. È gravissima, è una perdita di milioni di euro al mese. Protesterò con Twitch, con Twitter stavo per dire. Vabbè, sto veramente. No, scusate, sto andando proprio a caso, lasciamo stare. Ricominciamo. Ricominciamo, scriviamo a Mattarella. Aprire, ok. Allora. Applicazione di Twitch. Anch'io. A me mi si leggono.
Tranquillamente. È proprio il riquadrino annunci. Boh, vabbè. Non lo so, forse per Android ancora devono farla questa cosa. Allora, dov'è che devo andare? Vuoto fragile. Ciao Pietro. Buonanotte, caro. A domani. Domani è un gran giorno. Ah, sto per schiantarmi un'altra volta. No. Domani è un gran giorno. Inizia la tua avventura. Allora, Polo Sud. Polo Sud, Polo Sud. Aspetta, però, Polo Sud è un cavolo perché io non so come arrivarci. Aspetta, che c'era scritto nel log. Dunque, c'era scritto nel log. Una comincia dal cannone gravitazionale, l'altro dalla torre della conoscenza. Cannone gravitazionale, ok, andiamo lì. Non ti danno aggiornamento su Play Store. Non lo so. Però se questa cosa, diciamo, interessa molti utenti, forse non conviene neanche fare gli annunci, perché poi rischi che nessuno li vede. Io era per mettere un po' più in evidenza quello che scriveva il bot, capito? Alcune cose che scrive il bot. Che mi sembra, insomma, una cosa abbastanza buona. Ma dov'è il cannone? Quello è il cannone? No, quella è la torre. Questa è la cupola, chiaramente quella dove dobbiamo andare. Giusto, sì, è il polo sud questo. Eccolo il cannone, ok. Ah sì, certo, questo era quell'ingresso. Questo ingresso qua, perfetto. Vai. Allora, da qui si entra e si va giù. Si va di qua. Ok. Io devo andare al polo sud, quindi di là. È di là che devo andare. Tanti auguri a me. Il crocevia. E andiamo nel crocevia. Quindi pensa un po', c'erano ancora delle cose che non avevamo visto dentro. Io pensavo di averla esplorata tutta questa parte. Mamma mia, stavo per cascare. Ma qua non me lo ricordo, devo dire. Ma cosa cavolo? Se è quella? No. Il polo sud è quello. È proprio lì. Ok. Non è che sia proprio facilissimo, muoversi qua. Forse devo scendere là sotto?
Sì, scendiamo. Ok. Potrei essere sulla strada giusta. Invece non è adatto agli smartphone. Ogni volta che vuoi scrivere un messaggio, la live ti si riduce un sacco. Ma infatti. Sì, però comunque mi girano un po' le scatole comunque, che gli annunci non si leggano. Laboratorio dei cristalli. Vabbè, come ti pare, Ciccio, ma io voglio andare lì. Come si fa? Come si fa? Devo scendere ancora così, così tanto? Beh. Ah, questa è la famosa. No, vabbè, qua se non è possibile che riesca a fare una cosa del genere. No, ma qua sto andando al Polo Nord, però. No, non va bene. No, 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 no. No. Devo andare dalla parte opposta. Devo andare di là. Come faccio? Sì, io devo andare lì. Mi sa indicare la strada? Forse ho sbagliato in generale. Ah, forse dovevo andare di là. No, non capisco. Sì, esatto, meno male che sono piccoli. Mamma mia, sarebbe un incubo. Ancora di più di quanto non sia in realtà. No, non mi piace questa cosa. Sto ritornando all'inizio. E non si vede proprio neanche minimamente la strada. Forse ho sbagliato parte, devo andare dall'altra parte. Di qua esiste un. Esiste un di qua? No. Non esiste un. Non so che dirvi. Ah, già, questo perché spara le cose. Ok. Ok. Ah, what? What? La navetta sta riposando sulla luna quantica? Quindi ci si può atterrare sulla luna quantica. E se la richiamo? Oh, salve. Quindi se la richiamo lei mi porta sulla luna quantica, secondo voi? Come faccio a salirci? Scusate, ma non era sull'intruso questa? Ah, ma forse nel frattempo l'intruso si è spiaccicato sul sole? Sono qui dopo averla vista vagare nei cieli così a lungo. Sto per atterrare per la prima volta sulla luna quantica. Come previsto, la mia navetta è atterrata al polo sud della luna. Proseguirò il viaggio a piedi. Non sappiamo perché la luna quantica accolga sempre i suoi visitatori al polo sud, ma è così. Ok, quindi devo andare al polo sud. Quando ero una bambina questi misteri mi mettevano i brividi, ora invece so che non c'è da preoccuparsi, l'universo è e noi siamo. Sono pronta. Wow! Wow! E allora andiamo alla luna quantica anche noi? No, ho sbagliato, era quest'altro forse. Oppure no, era questo, non lo so, che sto facendo. Siamo tornati. Sì, siamo tornati. Sì. Come si fa?
essere sparati sulla luna quantica. Voglio essere sparato sulla luna quantica. Dobbiamo aspettare forse? Guarda, guarda lì. No, quello è un cristallo che serve in generale per... Comunque sono molto comodi questi cosi, eh. Ecco, quello che fa secondo voi? Ah, mi fa stare fermo? Non lo so. Va bene, ciao. Tutto molto bello, ma io devo andare dall'altra parte. Quello di gemello Bragi. Ah, quello di gemello. Ah, ok, 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 ok. Beh, ottima questa cosa comunque che abbiamo scoperto. Pum. Pum. Un omai fece atterrare una navetta sulla luna quantica. Per ragioni sconosciute, chi arriva sulla luna quantica atterra sempre al polo sud. Un'enorme struttura cilindrica che genera un potente campo. Ok, ho fatto rientrare una navetta Nomai. E altro da esplorare. Te pareva. Te pareva. Mai una gioia. Mai una gioia. Dai, su, che altro c'è da esplorare qua? No, 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 il buco nero, il buco nero, il buco, 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 no. Eccoci. Vai. Voilà. Siamo sempre su... Ok, siamo qui. L'altro... vi ricordate l'altro posto oltre al cannone per raggiungere il polo sud? Qual era? Non mi ricordo. Aia. Qual era? Oddio, che, dov'era che stava questo? Sì. Torre della conoscenza quantica. Torre della conoscenza quantica. E qual era? Ah, sì, grazie.
Questa forse sarà. Beh, non vedo che altro. Cioè, no, forse questa è una. No, questa è la capsula del vascello, quella che è precipitata qui. Torre della conoscenza quantica. Ma scusate, ma visto che adesso ci sono i buchi, no? Ma se io ci passo da dentro? E io mi dirigo verso il polo sud, che è questo, e poi molto cautamente cerco di non farmi risucchiare dal buco nero. Piano, 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 bravissimo, piano. Ecco, dovrebbe essere tipo quella. No, 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 piano, piano, piano. Ok. No, sì, vabbè, buongiorno. Ma perché non c'ho il cosino di dove sono? Ok, eccolo. Forse è questa? Oddio, sì, forse è questa, forse è questa. Vai. Non so, infilati da qualche parte, non cadere nel buco nero, ti prego. Brava. No. No, eh. E vai. Ma aspetta, ma qua ci sono già stato, però. No, ti prego, no. No, 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 no. Madonna, quanto tira il buco nero. Dai, dai, entra là. Bravo. Ok, ce l'ho fatta. Sarà questo? No, ma proprio per niente. Non è questo. È di là. Ma porca miseria. No, il buco nero, buco nero, buco nero. Piano, piano. Ok, sto andando nella direzione giustissima. Che però non è quella, è questa. Ok, è qua. E questo affare qui. Di ghiaccio. Eccolo, lì, devo andare lì. Devo andare in quel coso lì. E come ci posso andare? Non ci posso più andare perché è crollato il. Mannaggia. È tardi, mi sa che è tardi. È crollato tutto. Ecco, lì devo andare. Secondo me ce la faccio con un salto? Uno, due. Ok. Ok, piano. Mamma mia, mamma mia, ma quanto sono forte! Ok, sì. Buongiorno. No, non è qua. Ah, ci sono i cristalli lì, attenzione. Bene. Ho compiuto un miracolo grazie, ecco, ti stavo dicendo, ma mi merito un applauso? Ecco, grazie. Poi. E cioè, dove dovrei andare io? Dall'altra parte adesso? Ma non è che muoio? Quanto pare quasi. Piano, bravo. Ok. Forse ci sono, eh? Questa zona in effetti non l'avevo mai vista. Perché era quella specie di blocco di ghiaccio enorme, quella, non so, quella stalattite gigantesca, che francamente pensavo fosse solo folcloristica. Invece no.
invece dovevi andarci dentro. Allora, sono in forte ritardo rispetto alla live. Ai ai ai, signora Longari. Però, quindi che devo fare? Ma devo salire o scendere, secondo voi? Forse salire, ho visto qualcosa sopra. No, non è che sia proprio facilissimo salire, eh. Devo andare dall'altra parte. Lì dovrei andare, secondo voi? Sì. Mamma mia. Ok. Ok. Te la stanno a far sudare, sta parte. Mamma mia. Oh, attenzione, forse lì devo andare. Mamma mia, che emozione. Vai. Vai, grandissimo. Oh, ragazzi, finalmente vediamo questa zona qui che abbiamo visto solo in visione, diciamo. Ok, che momento. Che momento. Ok, sì, hai ragione. Momento topico. Allora, c'è questa cosa qui. Io con Oi e Daz stavamo sollevando in orbita dei componenti per assemblare il cannone e uno di questi è sprofondato sotto la corrente. Ma noi avresti dovuto vederlo, pensavamo fosse impossibile. Ah, ma però questa l'avevo già cosata. No, aspetta. Sembrava impossibile che dei componenti del cannone scendessero anche solo in parte sotto la corrente. Invece il nostro è precipitato fino al nucleo. Cassava mi ha convinto a non provare a ricreare il fenomeno usando altri componenti del cannone, ma noi eravamo curiosi di capire cosa era accaduto. Come ha potuto qualcosa attraversare la corrente? Hai la mia gratitudine per aver posto questa interessante domanda. Che emozione! Spire ha costruito un modello di profondo gigantesco qui, all'Osservatorio Sud. E così possiamo spiegare come può un oggetto scendere sotto la corrente. Kanoi, non riesco a carpire la risposta guardando attraverso la pozza della proiezione. Se vengo all'osservatorio, potresti spiegarmela? Se non ti dispiace fare il viaggio fin sotto la superficie del Polo Sud, sarei felicissimo di vederti. E va bene, qui... In pratica lo sta invitando qui, dove sono adesso. Devo anche sbrigarmi perché fra un po' c'è la supernova. Mortacci vostri. Okay. Il cantiere di Cassava ha sempre usato i cicloni su profondo gigantesco per mandare in orbita alcuni componenti del cannone orbitale lanciasonde. Ah, quindi sono controllati da loro. Ma ogni componente è stato spinto oltre la corrente che in genere impedisce a tutto di affondare. Bene, io e Spire stiamo lavorando a un modello per determinare perché sia successo. Aggiornamento, appare ora evidente che esistono due tipi di cicloni. Ah, la maggior parte dei cicloni ruota in senso orario. Sono quei cicloni che Cassava in genere usa per sollevare in orbita. Esistono tuttavia anche alcuni cicloni meno comuni a rotazione inversa. Ma dai, ci sono i cicloni che ti spingono giù. Questo è quello che dicevi forse, Franciccio, di osservare. Spingono gli oggetti al di sotto della corrente. Che bello! Hai la mia gratitudine. Kanoi mi sta illustrando il tuo progetto e sono intrigato da questi cicloni meno comuni. Ma era veramente indispensabile costruire un modello per spiegarlo? Il modello ci sarà utile durante il monitoraggio continuo di profondo gigantesco. Inoltre ho sempre desiderato costruire un modello. Allora, devo cercare quindi quelli che ruotano in senso antiorario. Perfetto, grazie. Antiorario. Quindi questo, esattamente questo. Questo è comune, questo non è comune. Comune, non comune. Ok. Ah, che poi te ne accorgi anche dalla texture che si vede in sottofondo. Vedi che questo sale e questo scende. Ok. Bello. Molto, 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 molto bello. No, la supernova, mannaggia la mignottola. No! No, 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 corri, intanto durante i dialoghi è tutto bloccato. Cosa abbiamo imparato finora nella nostra ricerca dell'occhio dell'universo? Col cazzo, la supernova non è bloccata. No, ti prego, però, ma perché?
Ma io non ci tornerò mai più qui, ma come cacchio faccio? È impossibile tornare lì. Devo aspettare che si crei un buchetto. No, allora, anche nelle scritte in genere il tempo si interrompe, solo che ci sono alcuni eventi che non si possono interrompere e chiaramente la supernova è uno di questi. Simulatore di tornado l'abbiamo fatto, perfetto. Ok. Allora, adesso facciamo così. Andiamo intanto sotto profondo gigantesco. Che sta di là. Così intanto abbiamo un po' di tempo affinché si formino delle fratture su profondo, su coso, su vuoto fragile. Ma ci devo andare con tutta la nave sotto? No, no, che chiudo, vado a vedere il ciclone. E poi voglio anche provare a tornare all'osservatorio. Ci vado con tutta la nave, no? Yuhu! Allora, antiorario, antiorario, antiorario. Orario, 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 orario. Antiorario, eccolo. Salve. Mi spinge giù? Decisamente sì. Ok, siamo sotto. Molto, molto semplicemente sotto. Oh cazzo, che cos'è? Ma fai un po' paura però, eh. Porca! No, giustamente non posso pretendere che non mi succeda nulla. È tutto elettrico. Va bene. Andiamo, andiamo, andiamo a riparar. Pam, 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 pam. Cosa ha rotto di preciso? Sistemi elettrici? Giustamente. Ha proprio 0%. Complimenti. Fermati, fermati però. No, ragazzi, non si può fare sta cosa. Fatto. Ok, non mi devo avvicinare. Non mi devo avvicinare, ma forse qui troviamo. Che troviamo? Il pezzo del cannone che è precipitato? Ma sì, non posso entrare lì dentro, come faccio? Comunque è bellissima sta cosa. Queste sono meduse elettriche? Io non le toccherei. Devo attraversarlo? E ci mando la sonda? Rimbalza, bellissimo. Ha sbagliato. Aspetta, ma ora che non sono più elettrico posso attraversarlo? No, eh. Decisamente no.
Ma cosa ha rotto? Tutto? Ottimo. No, facciamo che il profondo gigantesco ce lo lasciamo per la prossima volta, che sono più fresco. Adesso cerco un modo per tornare alla cupola per terminare i dialoghi lì. Anche se ho visto che non mi dice che manca qualcosa, devo dire. Però voglio tornarci comunque. E poi stacco. No, 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 indizi no. Per ora. Allora, qua volevo trovare intanto se c'è qualche... Ma non ce la fai a rimanere in orbita? Grazie. E se c'è già qualche buchetto dove entrare? No, non mi sembra proprio che ci siano. Ah sì, qua potrei entrare. No, entrare per bene, non ammazzandosi. Ok. Perfetto, ora dovrei girarmi, dovrei andare giù, perfetto, piano, eccolo, il ghiacciaio, diciamo, è questo, quindi ora mi girerò, sali, 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 ti prego, sali, non entrare nel buco nero. Va bene. Comunque questa cosa che l'intruso si infrange dentro il sole e poi subito dopo questo esplode. Allora si sono creati diversi quarci, quindi sono in grado di entrare. Un cazzo di calma però, mamma mia, non gliela faccio. Ok, gliela faccio. Adesso era qui che ero atterrato, più o meno, piano 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 piano. Bravo. Tanto mi basta solo che mi aspetti un attimo. Ok, perfetto. Eccoci qua. Qua c'era il portale che però tanto non ce ne frega niente perché ormai sono un maestro nel
nel farmi male a quanto pare, ma ok, ce l'ho fatta. Com'era qua? Dovevo andare lì? Sì. Ok. Ehi, quanto sei brutto. Cioè, è bello, per carità, ma brutto perché fai male. Sì, qua. Poi devo andare lì sopra. Ok, poi di nuovo lì sopra. Ok. Ed infine lì. Dai, ce l'ho fatta, non è stata per niente complicata. Bene, tra l'altro non avevo neanche fatto questa cosa qui. Vediamo un po'. Forse si vede il dentro profondo gigantesco? No. Ah no, si vede la. Ok, quella cosa con i cerchi. Va bene. Ok, corriamo sopra. Cos'è questo? Beh, è un buco questo. Non lo scopriamo. Ok, allora. Tanto volevo capire a cosa servivano queste cose. Ah, ma è tipo un modello. Un modellino. Ah, sì, il modellino è giustamente quello che aveva costruito il tizio. Te l'aveva detto. Bellissimo, con tutte le orbite. No, guardate che bello. Bello, bello. Impossibile determinare l'orbita. Non è stato rilevato alcun segnale corrispondente ai criteri noti per l'occhio dell'universo. Ah, questo è l'occhio dell'universo. Carino. Ah, zoom pure? Wow. Zoomolo. Allora, cosa abbiamo imparato finora della nostra ricerca dell'occhio dell'universo? Piano, però, piano, piano. Quelli di noi sul vascello hanno seguito il segnale dell'occhio fino a questo sistema stellare, ma non siamo riusciti a viaggiare a curvatura fino all'occhio. Il localizzatore che abbiamo costruito su Sfrido e quello nuovo più preciso che abbiamo costruito qui non sono riusciti a rilevare alcuna traccia del segnale dell'occhio. L'occhio ha smesso di emettere il suo segnale. Supponiamo che l'occhio non voglia essere trovato. Cassava, cosa ti ha suggerito una tale idea? È stato il segnale dell'occhio a portarci qui in questo sistema? Ne sono consapevole, sono cresciuto sentendo la storia dell'occhio, eppure non abbiamo fatto alcun progresso nel ritrovarlo da quando siamo arrivati qui. Basandoci sulla nostra conoscenza della luna quantica, riteniamo che l'occhio orbiti attorno al Sole di questo sistema stellare. Ah, quindi l'occhio è intorno al Sole. Ciò significherebbe che l'occhio si trova a una distanza definita, seppur lontanissima. E infatti, quando provi ad attivarlo nel modellino, zooma un sacco. Vedete che il sistema solare è quella cosa minuscola lì dentro. Se invece togli l'occhio, si zooma un sacco. Ok, quindi è fuori. Va bene. Poi c'è altro da leggere? Qualcosa lì? Sì. In che modo dovremmo cambiare i nostri metodi per continuare la ricerca per l'occhio? Sappiamo che aspetto all'occhio grazie alla luna quantica, quindi perché non cercare l'occhio visivamente? Ah, inviamo una sonda. Dobbiamo sviluppare una tecnologia di lancio che ci permetta di coprire rapidamente quelle lunghe distanze. Un cannone in orbita attorno a un corpo celeste eliminerebbe la necessità di sfuggire alla forza gravitazionale, quello che hanno costruito. Profondo gigantesco sarebbe un'ottima scelta. È il più lontano dal Sole e quindi offrirebbe le angolazioni di lancio migliori. Inoltre, non possiede lune. Eccezione fatta per le visite della luna quantica. Sì, costruiamo un cannone che orbita intorno al profondo gigantesco. Dato che non siamo riusciti a rilevare il segnale dell'occhio usando due dispositivi diversi costruiti appositamente per questo, dovremmo abbandonare la ricerca. Ah, ok. L'idea di Mello è furba, ma non sappiamo come dove possa essere ubicato l'occhio rispetto alla nostra attuale posizione.
la probabilità statistica di inviare una sonda nella direzione giusta è molto bassa. Penso di aver trovato una soluzione a quel problema. Hai parlato con Remy e Pai della tecnologia che stai sviluppando? Quale? Cosa? Ci sono altre pergamene qui? Vedete pergamene? Non mi sembra. Beh, molte informazioni abbiamo scoperto qui, eh. Ma non ci sono altre pergamene. Abbiamo finito? Abbiamo finito, sì. Ma se io vado dentro qua? Cioè, niente, ovviamente. Ma come si esce secondo voi da un posto del genere? Cioè, nel senso, una volta che... Ah, ok, c'è la porta lì, perfetto. Ora, ovviamente, la mia nave è perduta per sempre. Come lacrime nella pioggia. E dov'è l'intruso? Ah, ok, ancora un po' ci manca. Questa è la navetta del tizio. La mia nave è qui sotto, però chiaramente io dovrei rientrare lì dentro per... Voglio vedere in che modo si è aggiornato il diario dopo tutte queste cose. Ma mi sto allontanando. Il problema è che non riesco a entrare. Ecco. Ok, ho praticamente... Mamma mia, che cosa ho fatto? Che cosa... Ciao, nave! Ciao! Aspetta, se vado anch'io nella nave... Cioè, nel buco nero riesco a beh? Cosa succede? Ah, ok. Geniale questa cosa, eh? La nave precipita. Precipito anch'io. Che me frega. Ce la fai a entrare? La fai entrare? Sì, bene. Allora, vediamo. Intanto ci curiamo. Ok. Vediamo, allora. Abissi oceanici aggiornati. Osservatorio meridionale aggiornato. Perfetto. Il pianeta è circondato da una specie di campo elettromagnetico. Osservatorio. Ah, vedi qua, guarda adesso. Ops. Adesso qui è scritto tutto. Decisero di interrompere le ricerche e iniziarono a cercare di visualizzarlo il segnale inviando una sonda. Ok. E questo qui l'abbiamo visto. Ok. Cannone orbitale, però ancora ci manca un pezzo, ma immagino che sia quello che sta sotto terra, cioè sotto qua. Giusto. E per il resto non ci manca nient'altro tranne il cannone. Ah, col cannone dobbiamo fare altre cose. Va bene. Ce la possiamo farcela. Allora, direi di salutarci. Così la prossima volta la prima cosa che faremo sarà andare sott'acqua mi sono schiantato. E sott'acqua per vedere quella cosa del nucleo. E poi dobbiamo ancora indagare su un altro paio di cose. Quindi le cose da fare ci saranno. Ci vediamo quindi venerdì. Non so se mercoledì ci sono. In caso vi faccio sapere. Se no, comunque venerdì è assicurata la live. Grazie a tutti della compagnia e del supporto. E ci vediamo. Buonanotte. Ciao.